Ciao a tutti, benvenuti e bentornati nel mio canale. Oggi sono qui per mostrarvi i due acquisti di agosto e gli acquisti che ho fatto questo mese al FRI, che è il Festival del Romance Italiano che è stato a Roma. Prima vi mostro i due acquisti che ho fatto ad agosto, appunto. Uno è Cronache della foresta, le memorie perdute di Michael Brun-Arnaud. Arnaud, non so come devo pronunciarlo. Questo è il primo di una serie. Allora, se il titolo in sé sarà sempre Cronache della foresta, ma il sottotitolo qua sarà diverso. Qua in pratica troviamo Archibald. Faccio prima a leggervi la trama. Nel cavo di una quercia si trova una libreria straordinaria che custodisce una sola copia di ogni libro scritto dagli abitanti del bosco. A gestirla è Archibald, una volpe riservata e solitaria. Un giorno entra all'improvviso una vecchia conoscenza, è Ferdinand la talpa. Per ricostruire il suo passato ormai nebbioso, cerca il prezioso volume che racchiude i propri ricordi, consegnato alla famiglia di Archibald molti anni prima, ma si dà il caso che qualcuno l'abbia appena comprato. I due amici si lanciano sulle tracce del misterioso cliente. Trovare lui significa scoprire la storia di Ferdinand. Sono molto curiosa di leggerlo, questo qua. Ed è anche illustrato. Vi mostro qua che illustrazione. Adesso vi faccio vedere un terzo, questo qua, edito dalla Terre di Mezzo Editore. E poi ho qui Mare Avvelenato di Elena Magnani, la saga della famiglia Mazzeo. È ambientato nel 1908 a Messina e ci trova in Sicilia. Tommaso Mazzeo è uno spirito tintu, uno spirito malvagio, ha solo mezza anima perché quando è nato ha soffocato il gemello con il cordone ombelicale. La levatrice lo ha maledetto con una frase terribile: tutto quello che toccherà marcirà e morirà. Sono molto curiosa e poi qua sotto di leggerlo. E qua sotto c'è scritto: una storia vera, il nuovo splendido romanzo di Elena Magnani, sullo sfondo di una Messina ferita a morte, una saga familiare travolgente, una storia d'amore che commuove, un'intensa vicenda di riscatto e ricostruzione. Comunque lui, edito dalla Giunti. Poi adesso passo ai libri del Free. Adesso vi mostro dei gadget e poi tra un libro e l'altro ve ne farò vedere altri. Allora, ho qui questo qui che è un nastro che mi hanno, non mi ricordo chi è che me l'ha dato, questo qui, che è viola. Poi ho qui tre segnalibri. Uno è questo qui, Before the Sunrise di Silvia Loreti. Qui è fatto così e qua così. Poi questi due invece sono di Cecilia Claudi. Uno è questo e l'altro è questo, che è Le streghe di Black Hollow, la trilogia completa. Poi ho qui questo sacchettino qui di Jane Rose Caruso, che mi fa arancione, che mi fa tanto autunno, questo qua. E poi ho qui Erika Lenti, questo sacchettino di Erika. Poi adesso inizio a mostrarvi i libri. Allora, vi mostro tre libri che ho preso allo stand della More Stories. Uno è La scrittrice senza tempo di Monica Brizzi. Lo avevo visto su Amazon, questo libro qua.
e ho detto prima o poi lo compro, poi ho avuto occasione di acquistarlo al free, tranne un libro per il resto, no, uno o due libri, per il resto sono tutti autografati. E insieme a questo qua, anzi, prima vi leggo cosa c'è scritto qua dietro. Bianca Maffi è affermata scrittrice di un insolito vezzo, quello di trasferirsi in una città sconosciuta ogni volta che deve iniziare un nuovo libro. Bianca si porta dentro l'incapacità di restare sin da quando era bambina e con i suoi genitori e la sorella Carolina, continua a spostarsi da un paese all'altro. Niente sembra riuscire a trattenerla, eppure qualcosa, anzi qualcuno, continua a richiamarla in un luogo particolare dove la sua vita ha preso senso. Lo ha cambiato, stravolto, e niente più è stato lo stesso. La ragione di tutto si chiama Ian, un ragazzo conosciuto in Portogallo, l'amore che non si può dimenticare. Sono molto curiosa e dietro è fatto così. E insieme a questo la scrittrice mi ha dato alcune cose. Ad esempio, mi ha dato un calendario di questo anno. Poi, adesso ve li faccio vedere tutti. Una coccinella. Poi, vabbè, una penna con il suo nome. Poi, questo qua, una valigia. Poi, questi tre che si possono attaccare da qualche parte. Poi, il suo dove trovate il suo bigliettino da visita. Non mi veniva il nome. Poi, tre segnalibri, di cui questo qua, leggi, 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 qua puoi scrivere i libri con cui hai letto questo segnalibro. Poi ho qui una cartolina, scrittrice senza tempo, buona lettura, e poi questo qua, che non so a cosa serva, ma penso che lo utilizzerò per mettere dentro alcuni segnalibri. Poi ho qua due libri di Jane Rose Caruso, cioè la cioccolateria in Muffin Street. E qua c'è scritto: Judith odia il Natale. Da quando suo padre è scomparso, per lei questa festa è diventata il ricordo di una felicità perduta. Ora deve gestire da sola l'attività di famiglia, la cioccolateria Sherlock Holmes al 221 B di Londra, e sebbene sia innamorata del suo lavoro, portarlo avanti non è sempre facile. Per farlo ha dovuto rinunciare ai propri sogni e chiudere a chiave il suo cuore. E in fondo c'è scritto: riuscirà Judith a fidarsi dell'amore e credere ancora alla magia del Natale? Comunque questo qui, non so se ha dentro delle immagini, no, ha solo giusto, allora, questo è autografato, tra un capitolo e l'altro ci sono dei dolci, e poi sempre suo ho preso la baia dei ricordi, che anche questo sono molto curiosa di leggerlo. E dietro c'è scritto: tra incontri straordinari e lezioni preziose apprese dall'oceano, la protagonista non solo riscoprirà la sua autenticità, ma sperimenterà anche la bellezza di un amore destinato a cambiarle la vita. E mi ha dato anche questi due qua. E anche questo è autografato. E insieme a questi qui, la Jane Rose Caruso mi ha dato questi, che è una matita con un block notice. I block notice in pratica sono delle
pagine bianche con sopra il suo nome e non mi ricordo cos'è che c'è di altro. Ah, questo qui, fatto così. E in più il segnalibro della baia dei ricordi. Poi sempre la maledizione. Lì allo stand mi hanno dato anche un taccuino, che adesso mi mostro, fatto così. Libri romance e io, e fatto di fatto a righe. Poi, passando agli altri gli altri libri, ho qui i due libri che avevo ordinato preordinato di Erika Lenti. Uno è Testa o Croce, questo qui, e dietro c'è scritto: niente testa o croce se comanda il cuore. Vinny ha un solo scopo nella vita: vendicarsi di chi gli ha strappato ogni briciolo di dignità e di speranza, rendendolo un cumulo di macerie e rancore. Nel suo piano nulla è lasciato al caso e non sono ammessi errori. Violet ha un passato difficile alle spalle, ma non le manca la forza per ricostruirsi il futuro. Futuro sicuro e una carriera promettente. E in fondo c'è scritto: se è vero che gli opposti si attraggono, è altrettanto possibile perdonare per poter ricominciare. Sono molto anche questo. Tutti i libri che ho preso sono sicura che mi piaceranno. E all'inizio di ogni capitolo, alla Violet è fatta così. E invece Vinny è fatto così. E poi l'altro che ho acquistato è semplicemente Joe. E dietro c'è scritto: è solo una musica senza testo. Lui è arrivato per scriverne le parole. Sono molto curiosa di leggere anche questo, come tutti. Allora, a parte che ho autografato, ho anche al suo interno il segnalibro e anche con testa e croce c'era il segnalibro. Poi, collegati a questi comunque, si chiama, mi ha dato dei segnalibri. Comunque sempre dell'autrice, questi qua, con altri titoli sui libri. Poi mi ha dato una penna e questi. Allora, questo dovrebbe essere un magnete, questo, con semplicemente giù. E questo sempre collegato a semplicemente Joe, mi ha dato questo portachiavi che sono, se lo metti su, è collegato. Poi adesso passo agli altri libri. Allora, ho qui questo sacchetto qua, ho scritto thank you. Allora, qui dentro ho due libri di Maria Rosaria Guarino, che è Miracle, non so come si pronuncia, in December, Miracolo comunque in dicembre. E dietro c'è scritto: tu eri come un raggio di luce per me, nessuno avrebbe illuminato il mio cielo buio, ma sei diventato una piccola stella e l'hai rischiarato. Comunque, questo. E l'altro è La melodia del Natale, questi qua. Un cuore puro può cambiare il mondo.
e al suo interno qua ho due segnalibri. Qui non so, no, qua non ce l'ho. Però sono entrambi autografati e sempre lì dall'autrice mi ha dato questo sacchettino qua con dentro delle caramelle, una penna, un block notes e un segnalibro che volendo qua potrei scrivere qualche frase. E poi mi ha dato questa bustina qua con scritto I'm a cactus, be quiet. Poi gli ultimi libri che vi mostro. Sposto questi. Ho qui due libri che fanno parte del mondo LGBTMM. Allora, uno è Amore e Scatto, che è il primo di una trilogia di Lea Weston. Questo qui l'ho scoperto dopo, che quando l'ho acquistato era autografato, e insieme a questo libro mi hanno dato anche I Lupi del Nord, che è collegato a questo, e questi due, e questo qui che è Romance LGBT+. In pratica questo qui è ambientato in Finlandia, e qua c'è scritto La vita fredda delle terre finlandesi di Li Kasser Vara scorre tranquilla e pacifica, ma l'arrivo di un lupo sconosciuto travolgerà tutto. Sono molto curiosa, già quando ho letto che era ambientato in Finlandia, ho detto è mio. E l'altro che ho acquistato è questo qui, solo pelle contro pelle, il mio ma master, mio, così come ero io, come io ero suo. Questo qui, e qua dietro c'è scritto cosa gli significa appartenere a qualcuno dopo una vita senza legami. Anche questo, come tutti, come ho già detto prima, sono molto curiosa e ho anche questi due segnalibri. Anzi, ce ne sono due al suo interno, uguali. E questo qui della scrittrice. Poi ho qui gli ultimi tre della collana Inspire della Pume. Ho avuto difficoltà a pronunciare questa casa editrice. Allora, il primo che vi mostro è questo qui, che è Sapori di sale, che è un'antologia dei racconti. Ci sono alcuni autori tipo Serena Artuso, Vincenzo Di Pino, Raffaella Iannece Bonora, Daniele Pasquini e Alma Alvelati. È un'antologia di racconti. E poi altri due sono Confessioni di una regina di Chiara Mali. Questi due sono gli unici due che non sono autografati. E qua dietro c'è scritto Vittoria ha tutto, una vita agiata, un bel aspetto, ottimi voti, l'intero liceo ai suoi piedi e la regina. Vittoria vuole tutto, primeggiare su una massa che considera idiota, umiliare chi non è degno, garantirsi l'accesso all'università più prestigiosa. Vittoria nasconde tutto, ciò che prova dentro non deve affiorare in superficie. Vittoria perde tutto, l'arroganza, la violenza e la mancanza di empatia hanno conseguenze su chi le subisce, ma anche su chi le usa come armi. Per ritrovarsi la regina dovrà deporre scettro e corona. E poi
ho acquistato libreria La Lauret, Launderette, il terzo tempo dell'amore. Questo qui di Maria Cristina Lonardi. E dietro c'è scritto: Provenza, estate 2010. Frank ha 73 anni e la ginocchia scricchiolanti. Ma quando la sua amica lo chiama inforca la bicicletta e accorre in suo soccorso. Marguerite, di 3 anni più giovane, ha condotto una vita in viaggio alla ricerca scostante di una nuova esperienza e emozioni. Alla fine è tornata in pianta stabile a Bellevue per aprire la libreria Launderette. Amici fin dall'infanzia, Frank e Marguerite hanno trascorso mezzo secolo lontani e vicini, opposti ma complici, differenti in mille modi e uniti in mille e uno. La vita che li ha tenuti a lungo distanti potrebbe regalare loro un finale inaspettato. E questo è anche autografato. Con questo concludo il video, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo.